Lunedì 7 settembre 2015, io sono Andrea Baldeschi e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali della città. Nelle ultime ore sono giunti a Milano più di 200 profughi e nella notte più di 1000 individui sono stati ospitati nei vari centri presenti in città, che alla fine sono risultati totalmente pieni. L'assessore alle politiche sociali, Pierfrancesco Maiorino, ha espresso tutta la sua preoccupazione per la situazione di questi giorni, perché se queste persone non si trasferiranno presto altrove, molte di loro saranno costrette a dormire per strada. Il timore è che si ripeta quanto accaduto lo scorso maggio con gli accampamenti in Stazione Centrale e a Porta Venezia. Una notizia di politica: dopo l'apprezzamento espresso di recente dal Premier Matteo Renzi, le possibilità di una candidatura di Giuseppe Sala a sindaco di Milano sembrano ora decisamente in ribasso. Il commissario unico di Expo ha infatti dichiarato che il suo impegno per la manifestazione universale non terminerà il 31 ottobre, ma proseguirà almeno fino a fine dicembre. Sala ha dunque garantito al CDA di impegnarsi a sovrintendere ai lavori di smantellamento del sito e dell'inizio del nuovo cantiere, senza sbilanciarsi sul proprio futuro nel 2016. La giornata di ieri ha confermato il successo dell'iniziativa Domenica al Museo, promossa lo scorso dicembre dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che consente a milanesi e turisti di visitare gratuitamente i musei civici della città ad ogni prima domenica del mese. Fra i più visitati, il Castello Sforzesco, seguito dal Museo di Storia Naturale e dall'Acquario Civico. Ieri sono stati effettuati in tutto circa 15.000 ingressi, un dato, come ha sostenuto l'assessore alla cultura Filippo Del Corno, che conferma la validità dell'iniziativa e l'interesse dei cittadini verso la promozione di attività culturali. Una notizia sulla viabilità: il primo sciopero dopo il rientro delle vacanze è stato indetto per sabato 12 e domenica 13 settembre. La mobilitazione coinvolgerà il personale di Trenord, Trenitalia e Italo. Fra le cause principali sono state segnalate le ricorrenti problematiche del settore ferroviario, alle quali le sigle sindacali sostengono di non aver ancora ricevuto risposta, ma anche questioni di più ampia portata, come la riforma del regime pensionistico e la questione relativa alla sicurezza sul lavoro. Lo sciopero del 13 si aggiunge ad una serie di disagi che coinvolgeranno per tutto il mese il settore dei trasporti, rendendo difficoltosi gli spostamenti regionali e nazionali. Per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, ci vediamo domani con una nuova puntata di Good Morning Milano.